Le prime luci di questa giornata eccezionale hanno visto migliaia di fedeli svegliarsi in piazza San Pietro lungo via della Conciliazione dopo una notte lunga e intensa. Sacchi a pelo, coperte, giornali usati come giacigli sono sfiniti, ma nulla ha potuto fermare il popolo di questi due nuovi santi della Chiesa Cattolica, San Giovanni Paolo II e San Giovanni XXIII. Pellegrini arrivati da tutto il mondo e da tutte le regioni d'Italia. Siamo qui dalle 2 di notte. Ci avete dormito come? Sui sacchi a pelo? Non abbiamo dormito proprio. Abbiamo solo pregato. Alle 3 di stamattina abbiamo fatto la coda, siamo stati anche schiacciati un po', comunque la nostra fede è forte. Stiamo camminando da luna di notte. Anche con i ragazzi? Sì, infatti sono distrutti. È un evento veramente fenomenale, speciale. Veramente commovente, io ero qui anche quando è morto, stessa folla, stessa emozione. E qui per Giovanni Paolo II? Sì, diciamo sì, perché è il Papa con cui siamo cresciuti. Un'emozione amplificata dalla presenza del Papa Emerito Benedetto XVI accanto a Papa Francesco, che in pochi mesi di pontificato ha già raggiunto il cuore di tutti. I giorni di Papa, che sono due già viventi, due fanno sante. Qualcuno non ha retto alla fatica e alla ressa e altri, nonostante tutto, non sono riusciti ad arrivare in tempo. Siamo rimasti bloccati, non abbiamo visto niente. Siamo arrivati alle 4:30 stamattina, però giustamente c'è gente da 3 giorni qua.